Tonino Candela, direttore generale dell'ASP di Palermo, una manifestazione nell'ambito della settimana per l'allattamento al seno. Qual è il significato di questa iniziativa? In occasione della settimana mondiale dell'allattamento materno, oggi abbiamo attivato un ambulatorio, un ulteriore potenziamento dell'offerta sanitaria. L'ambulatorio l'abbiamo chiamato Allattiamo Insieme, è un ambulatorio per sensibilizzare e promuovere l'allattamento materno. L'allattamento materno è una priorità di salute pubblica. Non solo ospedale in Grassie, ma l'iniziativa coinvolge tutta la rete consultoriale. Quali sono i numeri dell'assistenza alla donna e al bambino nell'ASP di Palermo? Sì, ricordiamo che questo ospedale in Grassie ha registrato oltre 800 parti l'anno scorso, che l'azienda sanitaria provinciale con i suoi ospedali di Termini, Partinico, Petralia e Corleone ha registrato complessivamente oltre 2000 parti, e ci abbiamo una rete di consultori familiari che addirittura l'anno scorso ha dato assistenza a 7.387 donne. Perfetto.